Buonasera, è un evento che io ho organizzato per Sergio Blasi qui a Galatone a sostegno della candidatura per il Partito Democratico. Sono molti i motivi che mi hanno indotta a fare una scelta che era quello di sostenere il consigliere Blasi. Innanzitutto perché lui rappresenta in politica i valori con cui sono sempre cresciuta. Mi riferisco ai valori dell'onestà, della coerenza, della ricerca esclusiva del bene della collettività, valori che purtroppo sono antitetici a quelli cui negli ultimi anni siamo abituati. Un altro motivo è quello che si tratta di una persona di grande competenza ed io sono fermamente convinta che per il particolare momento che stiamo vivendo, caratterizzato da questa grave, gravissima crisi economica, ci sia bisogno di persone oltre che oneste, competenti, incisive, concrete alla guida della nostra regione. Oltre questo c'è da considerare che l'operato di Sergio Blasi è la prova, prova di per sé delle sue qualità di amministratore concreto, di amministratore capace, competente ed incisivo. E poi da ultimo, ma non per ultimo, il motivo è quello che ritengo che ci si debba concentrare sul cambiamento in politica, che è possibile, a condizione che non si lasci la scelta ad altri e che soprattutto nelle mani di coloro che intendono perseguire il proprio interesse. Occorre occorre fare in modo che la politica torni ad essere una cosa bella, sana, aperta, il che, ripeto, è possibile e Sergio Blasi è massima espressione di un modo di intendere e di fare politica di questo tipo. Ho pensato di dare la massima centralità ai giovani e quindi un incontro dibattito tra il consigliere Blasi e i giovani, i quali porranno a lui le domande che nascono da loro ansie e dall'incertezza nel futuro, per cui io spero che da qui questa sera possa prendere inizio un nuovo cammino per i giovani in politica con Sergio Blasi. Ma intanto sento il dovere di ringraziare l'avvocato Settimo per questo incontro di questa sera, tra l'altro in un posto magnifico che testimonia la ricchezza di questo nostro territorio, le sue bellezze e il suo patrimonio. E questo è un tema estremamente significativo ed importante anche per questa campagna elettorale. Noi o siamo in grado di immaginare un nostro ruolo come Puglia e come Mezzogiorno in Italia e non solo in Italia, anche in Europa, in un contesto in cui il Mediterraneo è cambiato completamente negli ultimi anni, oppure difficilmente saremo in grado di avere un protagonismo tale da poter utilizzare al meglio le nostre peculiarità. Non c'è dubbio che il Mezzogiorno, l'Italia, soffrono una crisi terribile. Pensare semplicemente a quanto sia grave il tema del lavoro che non c'è, oppure del lavoro assolutamente precario, a intermittenza, a progetto, a ore, nonostante gli sforzi che si stanno provando a fare per cercare di in qualche modo trovare dei meccanismi per agevolare l'ingresso soprattutto dei giovani nel mondo del lavoro. Ma qualunque tipo di norma non è sufficiente se noi non siamo in grado di costruire una programmazione, una pianificazione del modello di sviluppo che vogliamo, del modello anche economico sul quale puntare. Ecco, la Puglia, il Mezzogiorno, il Salento in particolare, proprio in un luogo come questo, ci dimostra che un modello, un paradigma differente è possibile. Io penso che su questo, come ho sempre fatto nella mia vita anche di amministratore, è una ricchezza su quale puntare. Se saremo in grado di fare diventare fattori produttivi di ricchezza la nostra storia, la nostra cultura, la bellezza dei nostri luoghi, la nostra identità, la nostra tradizione, ecco, se saremo in grado di fare questo, noi possiamo venirne fuori meglio da questa crisi. Naturalmente accanto a questo occorre spingere molto sull'innovazione. Abbiamo dei presidi di eccellenza dal punto di vista anche dell'alta formazione in questo territorio. Penso per esempio all'ISUFI o quello che è un centro di ricerca straordinario come Nanotecnologie. Ecco, una miscela
mela di tutto questo può essere l'occasione davvero per fare di questo mezzogiorno non qualcosa che è stato sempre pensato da altri, di questa Puglia non un territorio che deve imitare modelli che non gli appartengono, ma pensare a un proprio modello autonomo. Ho speso tutta la mia vita per questo e penso di poter continuare a farlo.